Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi uno svuota la spesa senza glutine e iniziamo subito dalla pasta. Me la sono messa tutta qui sopra e quindi iniziamo da questa della Massimo Zero. Non sono andata io a prenderla, ma l'hanno preparata e un collega di Maurizio l'ha ritirata e Maurizio l'ha portata a casa. E io ho mandato un messaggio alla parafarmacia che mi conosce, come sapete, da tantissimi anni, per la precisione 8, e sanno benissimo la roba che prendo. Le ho dato le indicazioni, ma comunque in linea generale sanno quello che prendo e mi sono fatta dare anche delle cose diverse da quelle che prendo di solito, gli ho detto di fare loro e quindi vediamo anche come ci hanno stupito. La pasta invece è in generale quella che prendo sempre. Comunque, della Massimo Zero ho preso le penne rigate, il pacco è da 1 chilo, poi i sedanini che sono veramente belli. Se ogni tanto sentite Manuel perché sta giocando a Fortnite, sono veramente molto belli e è molto buona la pasta della Massimo Zero, detto dai celiaci ovviamente. Ah, e poi un altro pacco sempre di penne. Poi, per quanto riguarda la garofalo, c'è questa qui normale e quella ai legumi. Normale mi hanno messo 2 pacchi di questi fusilloni che sono quelli che ho usato per Pasqua per fare la pasta pasticciata. Poi le reginette. Questi qui devo andare a vedere come si chiama. Le casarecce, 2 pacchi, non me lo ricordo mai come si chiamano. Mi sembra che vada un po' meglio come luce così. Poi un altro pacco di reginette. E poi quella ai legumi. Ah, no, c'è ancora questa. Le penne. E poi di quella ai legumi hanno messo un pacco di radiatori, un pacco di mafalde. Come vedete sono grano saraceno, teff, sorgo, amaranto e mais. Non è legumi, scusate. Sì. Mafalda corta, ve la faccio vedere, è scritto qua, di legumi e cereali senza glutine, mi sembrava. E poi delle penne e dei fusilli. Per quanto riguarda invece la Rummo, che è un'ottima marca, secondo me anche senza glutine, ci sono le penne rigate, le mezze penne rigate, gli elicoidali, poi le stelline nel caso ci venisse voglia di farci una minestrina, i fusilli e poi aspettate che sposto questo. Ci sono 4 pacchi di linguine, riso integrale e mais, e 4 pacchi di spaghetti numero 3. Quindi per quanto riguarda la pasta c'è questa, adesso io la vado a mettere a posto e poi passiamo a tutte le altre cose. Allora, adesso invece passiamo alla roba per la colazione merenda. Devo dire che
Conosco le marche, ma certi tipi non li avevo mai presi, soprattutto di biscotti, ma anche di cereali, quindi sono proprio contenta che ce li hanno mandati, così almeno li proviamo e poi vi faremo sapere come sono. Allora, vabbè, le solite patatine per Gabriele, queste qui al formaggio, ce n'erano 6, uno l'ha già mangiato, a lui piacciono un sacco e quindi gliele prendo così, visto che magari per merenda oppure alla sera se vuole sgranocchiare qualcosa mentre magari guardiamo un film così o mentre guarda il telefono così. Poi che poi c'è sono con gocce di cioccolato, sono buone. Se pensate che Gabriele ne ha mangiate due confezioni praticamente in un paio di giorni, vuol dire che sono proprio buone. Si chiamano le brioche e sono della Nutri-Free. Poi, come biscotti, ci sono questi crumiri della Vial. Sono, non lo so come sono, non mi ricordo. Pensavo che li abbiamo già presi, però non mi ricordo come sono. Poi, della marca inglese, i golosi al miele. Questi sono buoni, me lo ricordo benissimo. Della Vial, altri biscotti. No, già, no, mentira, no. Questi qui che si chiamano cookie, che si chiamano gocce, che hanno le gocce di cioccolato. Poi, sempre della marca inglese, Choco Dark, che sono biscotti al cioccolato con gocce di cioccolato. Questi qui della marca inglese sono tutti senza uova e senza olio di palma. Poi, questi qui che si chiamano saraceni, sono anche vegan. E sono integrali al grano saraceno e avena. Io vi dico la verità, non mi ricordo se sono buoni. Questi me li ricordo e sono buonissimi. Si chiamano girasoli, sono al caramello. Poi questi mini muffin al limone semi di papavero. Se avete visto i video dei prodotti finiti, ve li ho fatti vedere. Questi sono veramente buonissimi, cioè, a me sono piaciuti molto. Due pacchetti, e poi ci sono, tieni Giada, i cereali per la colazione nuovi che non avevo mai preso. Ci sono questi dietolinea bio choco stelline di mais e riso ricoperte di cioccolato. E sono d'agricoltura biologica, sono senza glutine, senza OGM, senza frumento, senza arachidi e vegetariano. Senza glutine per forza. Io? Non le abbiamo mai prese, quindi vi farò poi sapere se a Gabriele sono piaciute. Poi abbiamo preso anche, cioè mandato anche queste gondoline al cacao. Della marca Piaceri Mediterranei, cereal oro, e questi qua mi sembra che qualche volta l'avevo già presi, però comunque sono buoni, sono senza uova e senza olio di palma e vegan, ok, quindi. E poi sempre della stessa marca, gli anellini al miele. Anche questi qui sono senza uova, senza olio di palma, però essendo col miele non sono vegan, ovviamente. E niente, quindi per quanto riguarda la colazione è tutto. Adesso passiamo a pane e cose diverse dalla pasta. Allora, come cose diverse dalla pasta, volevo gli gnocchi, però purtroppo li avevano finiti. No, volevo i tortellini, però purtroppo li avevano finiti e quindi mi sono fatta dare più gnocchi. Ci sono questi qui della farabella di patate con riso. Sono buoni. Gabriele mezzo chilo li mangia da solo e per Maurizio e Gabriele devo buttarne giù almeno 3, perché sennò non gli bastano. E poi invece come pane me ne hanno dato tutti della Nutri-Free. C'era il pan bauletto che però hanno già mangiato,
quello normale, classico. E poi ci sono queste qui, le panfette. Queste qui sono quelle normali, sono quattro monoporzione. Ce la faccio, eh? Quattro monoporzioni apri e gusta. E appunto, queste qua sono quelle semplici. Poi ci sono queste qui integrali. Mai viste. Poi queste ai cereali e poi queste qui per fare la bruschetta. E per quanto riguarda questo abbiamo finito. Adesso passiamo alle farine. Allora, mi ero dimenticata che ci hanno infilato anche dentro questi salatini. Sono sempre senza glutine, ovviamente, sono senza lattosio, si chiamano Salinis e sono della Shar. E sono 60 grammi. Poi invece proprio come farine, se avete visto la ricetta della torta di mele, non vi dico, ve la lascio qua sopra perché sicuramente me lo dimentico e poi facendolo dal telefono non posso inserire le bandelle. Se riesco, magari ve lo lascio. Se no, al massimo ve li potrei lasciare sotto in info box. Ecco, lì è più facile. Comunque, ho usato questa, non questa, proprio questa, però di questa marca. Questo qui è un mix di farine naturali per crostate e biscotti. E dietro c'è, come vedete, adesso ve lo faccio vedere, c'è la ricetta per fare la pasta frolla. Poi ne ho presi, me ne hanno dati due. Poi invece mi hanno dato quattro di questi mix di farine naturali per pizza e focaccia, senza gomme addensanti aggiunti. E anche qui c'è appunto la ricetta. Aspettate. Dietro quindi queste farine da per usarla mettere e poi due pacchi di questa farina Revolution, che ho un grandissimo ricordo di questa farina perché quando mi ero appena approcciata al mondo senza glutine sentivo moltissime persone parlare di questa farina, dire che era una farina spettacolare, che era la più buona, che era la migliore da usare, e io non la trovavo. Vi sto parlando di 8 anni fa, eh? Non la trovavo. E invece adesso che ho smesso di andarla a cercare perché ho trovato, mi sono trovata bene anche con altre marche di farine, eccola qui spuntare in tutti i negozi di senza glutine. Questo qui è un mix per pane, pizza e dolci. E gli ingredienti sono amido di frumento deglutinato, destrosio, fioretto di mais, fibre vegetali, barbabietola, psyllium, zucchero, come stabilizzante c'è la gomma di guar e l'emulsionante l'idrossipropilmeticellulosa. E nello stabilimento c'è scritto si fa uso di latte, uova, frutta guscio, semi di sesamo e soia. E niente, il pacco è da 1 chilo. Qui c'è scritto vabbè, mix pane. Sicuramente lo useremo. Se la mia amica di zero glutine, che bontà, non mi ricordavo più, l'ho appena letto. Aiuta se ha qualche ricetta lei nel suo sito, in cui posso usare bene questa farina, me la volesse, linkare magari qua sotto nei commenti o comunque raccomandarmela, ne sarei molto felice. Adesso io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, se usate i prodotti senza glutine fatemi sapere come vi trovate con quelli che vi ho fatto vedere o se voi ne conoscete di altri che vorreste che anche noi provassimo da consigliarci oppure se ce n'è un tipo che vorreste che noi provassimo, fatemelo sapere sempre tutto qua nei commenti e adesso io vado e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! 1, 2, 3, go!